Il filetto di maiale è un'ottima soluzione per la cena che possiamo fare a casa tutti i giorni. È una carne economica e magra, però non è molto saporita. Ecco una ricetta con cui possiamo renderla interessante e mettere in tavola la cena in appena mezz'ora. Per questa ricetta mi serve, oltre al filetto di maiale, un'arancia, una cipolla e della salsa di soia. Io preferisco usare quella con ridotto contenuto di sale. Con un pelapatate ricavo delle strisce di scorza di arancia da parte a parte in modo che siano abbastanza lunghe. Poi cerco di rimuovere almeno parte del bianco dell'arancia, che potrebbe dare un gusto troppo amaro. Infine, termino la preparazione della scorza di arancia tagliando le scorzette a strisce sottilissime. Taglio a metà l'arancia e con lo spremiagrumi ne ricavo del succo che tengo da parte. L'ultima preparazione, prima di mettersi ai fornelli, è quella della cipolla, che affetto non troppo finemente. Metto in padella un giro di olio extravergine e oliva e, non appena a caldo, soffriggo la cipolla. Quando la cipolla è imbiondita, aggiungo le scorze di arancia. Lascio soffriggere ancora un po', quindi aggiungo il succo dell'arancia e un po' di salsa di soia. Quando la salsa si è ristretta a sufficienza, la metto da parte. Nel frattempo possiamo preparare il maiale tagliando il filetto a fette di 2 o 3 cm di spessore. Metto in padella un altro po' di olio d'oliva e faccio cuocere il filetto di maiale su entrambi i lati, non dimenticando di salarli entrambi. Quando il filetto di maiale è ormai quasi cotto, rimetto in padella la salsa e completo la cottura girando più volte le fette del maiale. Non è facile capire quando il filetto di maiale è cotto. Diciamo che leggermente rosato all'interno va benissimo. Per completare la cena con un po' di verdure, si potrebbe accompagnare il filetto di maiale con delle spinaci saltate in padella.